La pietra che ho utilizzato, l'Arabescato Orobico, è una pietra bellissima che viene da montagne stupende. Io ho provato nell'opera di ricomporre queste montagne, tagliando, seguendo dei percorsi che somigliano ai curve di livello delle carte topografiche, tagliando con il waterjet, dopo ricomposto, ricrea la montagna da dove viene estratta la pietra. Dunque, questa è una rinascita, in un certo modo, della pietra che è estratta dalla cava e che ricomposta ritorna come montagna. Con la tecnologia del waterjet abbiamo la possibilità di fare come un'incisione dentro un blocco di marmo. Questa tecnologia permette di separare gli elementi senza quasi toccarla, creando un effetto di puzzle. I pezzi sono perfettamente separati uno tra l'altro e dopo ricomposto. Questo ovviamente è assolutamente impossibile da fare con delle tecnologie tradizionali, tagliando a mano con uno scalpello, con un disco diamantato, con un martello pneumatico, assolutamente impossibile a realizzare. Dunque la tecnologia in questo caso ci permette di realizzare una cosa che non sarebbe mai stato possibile di fare senza le nuove tecnologie del waterjet. In più, questo waterjet con 5 assi di inclinazione permette di fare delle taglie che ovviamente si adattano perfettamente al progetto. Come progetto di montagna, il taglio inclinato mi fa già la pendenza della montagna dal taglio pulito della macchina. Sicuramente gli stimoli che vengono dal mondo del design, della creatività, rappresentano per CMS nuove sfide da cogliere, da tradurre quindi in nuove tecnologie o nuovi processi per il settore lapideo. Parliamo ad esempio dell'opera esposta, la cui fattibilità è stata resa possibile dall'evoluzione della tecnica waterjet 5 assi, nonché dall'aumento delle potenze di taglio e calcolo oggi disponibili sul mercato. Tutte le linee curve disegnate dall'artista sono state trasformate in superfici tridimensionali inclinate nello spazio e la vera sfida è stata quella di inserire queste superfici all'interno di un blocco di marmo dello spessore di 12 cm e mezzo. Grazie all'esperienza maturata da CMS, oggi possiamo con orgoglio affermare che questa sfida è stata vinta. Un cenno particolare va poi al nostro cliente WorkGranite, che ci ha assistito durante le fasi di preparazione del manufatto, nonché di assemblaggio finale. La tecnologia, oggi più che mai, ha il compito di rispondere alle esigenze del mercato, traducendole in nuovi prodotti e nuovi processi, ma più che mai ha l'obbligo di rendere questi accessibili a tutti, siano essi il grande laboratorio e il piccolo laboratorio. CMS crede in questo e sta investendo molto nell'interfacciamento uomo-macchina al fine di automatizzare e semplificare, laddove possibile, tutte quelle operazioni oggi svolte manualmente dall'operatore. L'opera esposta, fino a qualche anno fa, sarebbe stata esclusivo appannaggio della manualità dell'artista, ma oggi la sua complessità, grazie da un lato all'evoluzione delle tecnologie delle macchine CMS e dall'altro all'evoluzione dei software di programmazione CAD/CAM, viene molto facilitata. Con questo non voglio dire che chiunque al giorno d'oggi è in grado di realizzare l'opera esposta, ma che chiunque può farlo molto più facilmente che in passato.